Buongiorno a tutti. Allora, oggi è un pochino più tardi rispetto al solito perché abbiamo già fatto colazione, abbiamo già chiuso le valigie o le stiamo per chiudere, perché oggi si va a Kyoto con lo Shinkansen e passeremo il pomeriggio ad Osaka. Detto questo, ci vediamo dopo. Alla mattina siamo partiti per Kyoto con il treno proiettile Shinkansen, che può raggiungere velocità di 300 km orari. Durante il percorso abbiamo anche potuto osservare il Monte Fuji, un vulcano alto 3776 metri, e con la sua cima innevata per 10 mesi all'anno, è uno dei simboli del Giappone. Piccola parentesi, sapete come scende un giapponese dal Monte Fuji? Sushi! Arrivati a Kyoto, siamo andati al nostro albergo, che fortunatamente era di fronte alla stazione, per sistemare i bagagli in camera. Eccovi quindi un breve room tour della mia stanza. Ok, siamo arrivati nell'albergo di Kyoto e room tour molto molto veloce. Allora, partiamo dai letti, che sono come al solito due. Stanzino un pochino più grande, perché almeno qua c'è un po' posto per le valigie. Cioè, finestra veramente stupenda. Poi vabbè, tutto il resto molto molto easy. Un bellissimo specchio. E poi il bagno minuscolo, con vasca da bagno, lavandino per nani come al solito, e poi dopo c'è il cesso super giapponese con il classico quadro di comando, bellissimo. Ok, ora di pranzo siamo venuti a mangiare il tonkatsu, ve lo scrivo qua sotto perché tanto so che poi dopo fate dei doppi sensi orrendi e non li voglio vedere qua sotto nei commenti, raga. E vi metto qualche immagine che scattiamo adesso e poi dopo buon appetito perché ho fame, quindi ci vediamo dopo. In seguito abbiamo poi visitato la parte superiore della stazione, che fra un'infinità di scale mobili, che si intrecciano tra di loro, garantisce numerosi scorci della città. Nel pomeriggio ci siamo poi trasferiti ad Osaka, più precisamente tra le vie di Tondonbori, dove si trovano un'infinità di ristoranti di ogni tipo. È consigliato provare la cheesecake giapponese, che non ha assolutamente nulla a che fare con la sua controparte americana. Infatti è molto più alta e soffice. Anche il sapore dell'uovo è decisamente intenso e quindi può non piacere a tutti. Inoltre è consigliato provare i takoyaki, uno dei piatti tipici di Osaka. Sono delle polpette a base di polipo. Mi raccomando, fate attenzione a quando le mangiate, perché se sono appena fatte, fuori sembrano fredde, ma dentro conservano una temperatura di 10.000 gradi e l'ustione è assicurata. Non chiedetemi come lo so, ma vi assicuro che erano calde. Il resto del pomeriggio e della serata lo abbiamo passato pascolando tra i vari negozietti e bancarelle, spizzicando cibo tipico e visitando negozi assurdi con insegne ancora più assurde. Stanchi e stremati, abbiamo poi ripreso il treno che ci ha riportato a Kyoto e al nostro albergo. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, ricorda di lasciare like, di commentare e di iscriverti al canale. Ti ricordo inoltre che in descrizione trovi il link del mio Instagram e del mio Facebook. Penso per oggi di aver detto tutto, quindi noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!